Cosa succede, Twilight? Non mi sembra che il mio incarico di principessa sia così importante. Io sono Lord T-Rex e mi prenderò quello che avrebbe dovuto essere mio tanto tempo fa. Quindi ogni momento che passa, T-Rex diventa più potente. Ma io conosco la principessa che potrebbe fermarlo. Dovrò rivolgermi a qualcun altro per contrastare T-Rex. Yuhu! State parlando di me, devo presumere. Incredibile quante cose avete imparato. Ho notato qualcosa di interessante nei passaggi segnati da Discord. Ognuno di voi ha ricevuto qualcosa dal pony che ha aiutato a seguire la strada giusta. Manca ancora la chiave della magia, il mio elemento. Aiutami, Discord. Rivendica così la tua grandezza. Discord ha tradito i pony di Equestria e si è alleato con T-Rex. È più che certo che quest'ultimo mira alla magia degli alicorni. Tutte noi dobbiamo privarci della nostra magia prima che T-Rex abbia la possibilità di rubarcela. My little pony, my little pony. Amore sia, sii gentile. Dai, facile. La magia è insieme a voi, sì, ma migliori amici che potrai trovare. T-Rex vuole impossessarsi della magia degli alicorni. Quando arriverà da noi, non dovrà trovarci con quello che cerca. Sarò lieta di fare la mia parte e rinunciare alla mia magia. Non hai capito? Non vogliamo che la nostra magia svanisca nel nulla. Ci serve qualcuno che la tenga al sicuro. E sarai tu a doverlo fare, Twilight. Ma perché io? Siamo convinte che T-Rex non sappia dell'esistenza di una quarta principessa alicorno qui a Equestria. Se trasferiamo la nostra magia a te, avremo ancora qualche speranza di fermarlo. Riesci a capire quello che ci aspettiamo da te? Sì, è solo che... non ho ancora imparato bene a controllare la mia magia dell'alicorno e ora avere anche la vostra... Twilight, tu rappresenti proprio l'elemento della magia. Quindi se c'è qualcuno che può aiutarci, quella sei tu. È decisamente l'incarico più difficile che io abbia mai dovuto affrontare. Ma con l'aiuto delle mie amiche... Sono desolata, Princess Twilight, ma non dovrai dire a nessuno delle tue nuove abilità. Se metterai le tue amiche al corrente del tuo enorme potere, potrebbero correre un grande rischio. E la senti ancora di prenderti questa responsabilità? Questo è il dovere che mi spetta in quanto principessa di Equestria. Non intendo certo tirarmi indietro. Procediamo immediatamente, allora. Non può essere. Che cosa non può essere? Oh, no, niente. Continua pure. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sei stata via molto. Significa che va tutto bene? Sì, tutto alla perfezione. In questo caso me ne torno a dormire. È buio là fuori e io ho ancora sonno. Ma che strano. A quest'ora dovrebbe esserci il sole. A quest'ora dovrebbe esserci il sole. Su, puoi farcela. Shining Armor, ti spiacerebbe dirmi che cosa ci fai qui? Non mi toccare, sporco traditore! Discord non ha tradito nessuno all'infuori di se stesso. Ha abbandonato la sua vera natura per diventare amico di inutili equini che non gli hanno mai dato niente. Eh.
potuto farci questo? Perché non vai un po' in giro a divertirti? Non c'è niente e nessuno che te lo possa impedire. Che cosa hai fatto? Dov'è la vostra magia? Devo imparare a padroneggiarla meglio, di sicuro, però non qui. Twilight, dove stai andando? Ciao, Spike. Ecco, io sto andando da un'altra parte. Twilight! Pista! Oh, caspiterina, va tutto bene? Per tutte le mie mele, Twilight, da quando voli veloce come un razzo? Sarò entrata in una corrente particolarmente forte o qualcosa di molto simile. Deve essere stato di molto simile. Io c'ero e non tirava un filo d'aria lassù. Non ho idea di cosa sia accaduto, ma ora non ho il tempo di stare qui a parlarne. Immagino che starai andando al castello delle due sorelle. Saremmo molto più che contente di venire con te. Non oggi! Dire che è ancora una minaccia. Ho bisogno che voi rimaniate qui ad avvertire tutti quanti di non uscire di casa. Vi siete disfatte della magia perché io non potessi risucchiarla? È questo il piano? Beh, come ci si sente? A sapere che molto presto ogni Pegasus, unicorno e pony di terra si inchinerà al mio cospetto e che non c'è nulla che possiate fare per impedirlo! Non riuscirai a trionfare, T-Rex. Fate buon viaggio e portate i miei ossequi a Cerbero. Intendevi il nostro cospetto, non è vero? Oh, sì, ma certo! Guarda, voglio farti un piccolo regalo. Questo mi è stato donato da qualcuno a me molto caro e voglio che lo tenga tu in segno della mia gratitudine e lealtà. Oh, cielo! Io ho un debole per gli accessori di classe. Suppongo che c'è stata l'influenza di Rarity. Divertente. Però non abbiamo tempo per queste cose. Ci siamo sbarazzati delle principesse e ora possiamo... E questo che cos'è? Lo trovi spiritoso? Oh, no, quello non l'ho ancora ritoccato. Ce n'è una quarta e tu non mi hai detto niente? Dovevo avere qualche garanzia che tu mi considerassi a tutti gli effetti parte della squadra. E un attimo fa tu me l'hai data. E dove possiamo trovare questa quarta principessa? Dov'è il suo castello? Castello? No! Princess Twilight abita nella vecchia biblioteca di Ponyville. Castello! Non per molto tempo ancora. Bene, abbiamo avvertito tutti. Nessuno uscirà di casa. Sono sicura che Discord catturerà T-Rex e che presto tutto sarà finito. Ho come la strana sensazione che non abbia tanta fretta. Perché la fretta è la peggior nemica in questi casi. Sei tornato! Ci hai portato i pasticcini per il tè? Ma certo! Temo che per voi sarà l'ultimo tè coi pasticcini per un bel po' di tempo. Ehi! Facci uscire! Facci uscire! Discord! Cosa stai facendo? Ta-da! Le hai catturate tutte? Certo, io ho preso anche il loro piccolo drago. Perché ti stai comportando così? Credevo che fossimo amici. Oh, lo eravamo. Ma sai dire che mi ha offerto molto di più di qualche tè pomeridiano. Di certo l'avrei messo in conto. Invece no. No, niente affatto. Tu sei certo che farà qualcosa per liberarle? Se Twilight ha della magia, non c'è dubbio che questa sarà tua. Presto non ci sarà nessun Pegasus, pony di terra o unicorno in grado di unirsi e mettersi contro di noi. Noi? Chi ti ha mai detto una cosa del genere? Tu, direi.
Mi hai aiutato a diventare più forte. Mi hai procurato i mezzi per farmi ottenere la magia di Princess Twilight. Quindi adesso non mi servi più a niente. Ma avevi detto che questo medaglione era un segno della tua gratitudine e lealtà. Un regalo di qualcuno che ti era molto caro. Sì, del fratello che mi ha tradito molti anni fa. Ed è inutile tanto quanto lo era lui. Di sicuro lo avrai messo in conto. Invece no. No, niente affatto. Sì, posso farcela. Visto! Un perfetto controllo del teletra... Princess Twilight! T-Rex! Tu hai qualcosa che mi appartiene! Adesso mi darai quello che mi spetta. Piano delle tue amiche principesse. Siamo in una situazione di stallo. Che ne dici di un accordo, Princess Twilight? La loro libertà in cambio della magia degli alicorni di Equestria. Allora qual è la tua scelta, principessa? Non accettare, Twilight! Noi non valiamo così tanto! Oh, e invece sì, Fluttershy. Tutte voi mi avete insegnato che l'amicizia è magica. Avevo la magia e la vostra amicizia. Ma ora non mi resta più nulla. Deciditi! Sto aspettando una risposta e la voglio subito! Ti darò tutta la mia magia. E tu libererai i miei amici. Sia come tu desideri. Tutti i miei amici. Dopo il modo in cui vi ha tradito, tu continui a chiamarlo amico? Liberalo subito! Beh, se è questo che desideri. Grazie, Twilight. Mi dispiace tanto. Sì, lo so. È arrivato il tuo turno.
Che ti è saltato in testa? Dire che mi ha ingannato dicendomi che mi offriva qualcosa di più prezioso dell'amicizia. Perché nulla vale più degli amici. E io l'ho capito poco fa. Mi ha mentito quando mi ha detto che questo medaglione era un segno della sua gratitudine e lealtà. Però quando vi dico che questo simboleggia la nostra vera amicizia, vi sto dicendo la verità. Pensi che sia l'ultima chiave che ci serviva? Dobbiamo andare allo scrigno. Tutte insieme. Penso che lo dovremmo fare tutte insieme. Accidenti, com'è possibile? Voi non avete più magia! Ti sbagli, T-Rex! Posso averti dato la magia degli alicorni, ma dentro di me serve ancora la magia più potente di tutte! Anche voi quello che sto vedendo io? Ma di chi sarà? Credo proprio che sia tuo, Princess Twilight. Ti stavi chiedendo quale fosse il tuo compito in veste di principessa. E dimmi, ora l'hai scoperto? Come principessa, credo di avere il potere di diffondere la magia dell'amicizia in tutta Equestria. È proprio questo il ruolo che mi compete. E che senza saperlo ho già messo in pratica. Perché non avrei sconfitto T-Rex da sola? Senza di voi non avrei aperto lo scrigno! E allora sarà difficile che tu possa svolgere il tuo incarico da sola. Oh, wow! Ora sei Twilight Sparkle, la principessa dell'amicizia. Ma cosa sarebbe una principessa dell'amicizia senza i suoi amici? Aspettate un momento, dov'è il mio trono? Ecco, non credo che tu sia già a quel livello. Sì, beh, certo, suppongo di no. Noi siamo tutti un po' speciali.
Non siamo uguali, ma unici. Brilla una luce in mezzo a noi e per la vita splenderà. E quando siamo insieme non c'è combattimento che potremmo perdere, perché la luce è irresistibile. Quando siamo insieme la nostra stella apparirà, sempre poi ci guiderà. Guardala, guardala. Tu ricorda al tuo cuore che l'arcobaleno splenderà. Celebriamo l'amore e l'arcobaleno apparirà. Tu ricorda al tuo cuore che l'arcobaleno splenderà.